Ciao ragazze, allora in questo video vi parlerò un po' della mia esperienza Cosmoprof di quest'anno. Allora, quest'anno sono andata con delle amiche del corso di ricostruzione unghie e siamo stati un giorno in fiera. Allora, siamo andati subito al padiglione, se non erro 34, al piano superiore. Perché? Perché c'era lo stand della nostra scuola, dell'American Nails, e quindi siamo andati lì un po' per salutare, un po' per farci vedere. Allora, subito sono andata allo stand, uno stand, lo stand della Chepro, che vende attrezzatura, roba per parrucchieri, ma aveva diciamo un po' di tutto. Aveva i gel, aveva roba per unghie, un po' di tutto, insomma. Ho preso i due asciugasmalto per le mie amiche e in più avevano un sacco di cose per capelli, veramente le cose più varie e più strane. Avevo già in mente di provare dei mascara colorati per capelli. Li ho trovati. Sono della Stargazer, questi due qui, Air Mascara. Ancora non li ho provati, quindi non vi so dire. Uno in questo azzurro e uno fucsia. Curiosissima di provarli, c'erano tanti colori, però questi più o meno erano quelli un po' più sfruttabili. Questi sono quei mascara che con lo shampoo vanno via, insomma. Allo stand BB Cream Italia. Mi sono subito avvicinata perché subito fiondata. Cosa ho preso? Allora, avevano Makeup Academy, la MUA, e ho preso questa qui di Makeup Academy, la Luxe London Velvet, praticamente la tinta labbra opaca, insomma, matte, in questa colorazione, che non so come si chiami, però è comunque un arancio, è molto molto acceso. In realtà gli altri si avvicinavano un po' a quelli che ho già, quindi c'era un fucsia, c'era un rosa più chiaro, c'era un rosso. Questo invece era un po' diverso dal solito e l'ho voluto prendere. Questi 3 euro, li stavano vendendo 3 euro. Nello stesso stand vendevano i Real Techniques, i pennelli. Ovviamente ho chiesto se avevano i set occhi. Io avevo chiesto per il set occhi, che era quello che mi interessava di più. Per quanto riguarda il set viso, l'unico che mi interessava era proprio il pennello per il fondotinta liquido. Preso l'Expert Face Brush, quello proprio per il fondotinta liquido. Questo l'ho pagato 13 euro. Dopo siamo andati allo stand delle unghie, il 36 al padiglione, lì c'è da perdere la testa, soprattutto per noi del settore. Gli stand vendono quasi tutti, quindi c'è da girare, c'è da guardare e c'è da perdere un bel po' di tempo. Cosa ho preso? Ho preso qualche gel colorato che ho sbucciato sulla ruota. Tra l'altro ho preso due ruote di queste qua più rigide, bianche, ovviamente, trasparenti. Cosa ho preso? Allora, li ho sbocciati tutti, ne manca uno, e parto proprio da quello, visto che manca, parto da quello. Ho preso dallo stand Lady Nail, da cui l'anno scorso ho comprato 3 gel, mi sono trovata benissimo e quindi ci siamo ritornate. Ho preso come primo colore un colore camaleontico, quelli che cambiano colore caldo freddo, non ne avevo neanche uno e ne volevo però uno con due colori opposti, diciamo, un po' diversi tra loro, in modo che si notasse in effetti il cambio di colore. Infatti ho preso questo qua, il corallo ciocco. Praticamente colore freddo è un color cioccolato, colore caldo è un colore corallo, bellissimo.
L'ho voluto prendere, questo l'ho pagato sui 9,40 euro, credo, o quasi sui 10 euro, insomma, mancava poco. Da Lady Nail ho preso anche questo qui, questo rosa fantastico, è un po' un mix tra un rosa classico, diciamo, ma sembra neon, ma in realtà è perlato, ha queste sfaccettature che secondo me lo rendono molto particolare e non avevo visto fino ad ora un colore così bello. Quindi ho preso da Lady Nail questi due gel, in più ho preso l'aspiratore per unghie. Due colori acrilici per la micropittura che in realtà cercavo. Volevo l'oro e l'argento e infatti li ho trovati da loro al costo di 3 euro e qualcosa, l'argento. E loro, ancora devo provarli per vedere un po' la qualità di questi colori acrilici. E basta da Lady Nail questo. Poi da un altro stand, marca Independent Nails, 5 euro questo gel da, non ricordo gli ml, però se non sbaglio 8 ml, erano più grandi, c'erano questi gel in offerta. Ho preso questo viola fucsia, molto bello, è un colore che comunque è molto sfruttabile e ho voluto proprio prendere. Poi non ne avevo di simili, no. Poi da un altro stand che si chiama Diamond Cosmetics ho preso altri due gel, questo rosso, anche questo molto particolare perlato. E questo lilla che cercavo, cercavo proprio un color lilla pastello così. Un altro stand a 3,50 euro, questi altri due, questo verde, anche lui pastello, un po' verde acido forse, e questo corallo rosa brillantinato, molto bello anche questo. Quindi ho preso questi 7 gel, compreso il camaleontico. In più ho preso lo sgrassante da 1 litro al cocco, fantastico, una confezione di pad, qualche lima, qualche pennello, nulla di che, questo buffer con i mandarini che è davvero fantastico, l'ho preso solo per i mandarini in realtà, non che mi servisse. E quindi per quanto riguarda le unghie, nient'altro se non sbaglio, sì. Questi sono gli acquisti delle unghie. Devo vedere lo stand Flormar, perché l'anno scorso era fantasmagorico, però non comprai niente. Questa volta siamo andati, ho voluto provare un loro blush. Questo ho pagato 4,95, quindi prezzi molto tranquilli. Questo blush bellissimo, pink, nel colore pink, molto primaverile. L'ho usato solo una volta ancora e dà un bel effetto luminoso, anche perché non è proprio matte, ha dei brillantini, ma non è quella roba così pacchiana. Quindi questo 4,95. C'erano un sacco di cose carine da Flormar, mi piacevano un paio di ombretti, però non ho voluto proprio esagerare. Da eNail Store, che è uno stand per unghie, all'ingresso della fiera davano una cartolina che ti permetteva di ritirare un omaggio. Quindi siamo andati e ci hanno dato un sacchettino con dentro una lima, un separadita e due confezioni di stickers. Molto carino il sacchettino, fatto veramente bene. Siamo andati allo stand bio delle cose naturali. Passati da Planters, dove ho preso questi campioncini di crema viso, effetto lifting, crema opacizzante, questi qua, campioncini che loro avevano praticamente sul tavolo, quindi si potevano prendere tranquillamente. Poi da Equilibra una bustina di Aloe Dermogel, una salvietta struccante, una crema solare viso,
è un dopo sole bambini, che ovviamente userò io. Siamo bambine. E infine sono entrata nello stand dell'erbolario. Crema viso, acido ialuronico, primer viso, curiosa di provarlo, siero per capelli, CC Cree crema viso, questa è una crema detergente, ananas cell, crema all'ibisco, bagnoschiuma al tiglio e bagnoschiuma all'ortensia. A me i prodotti dell'erborario piacciono soprattutto per le fragranze, cioè la cosa più bella dell'erbolario, sono ottimi prodotti ma hanno delle fragranze strepitose. Niente, questo è quanto, è stata come al solito una bellissima esperienza. Niente, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.